scintilla la fiamma birichina. C'era una volta, in un paesino di montagna, una bella famiglia di fiamme che viveva allegra e spensierata nel camino di una bella casetta. Il papà era la fiamma più alta e viveva su un grosso ciocco di legno. La mamma stava sempre al suo fianco e tutti intorno a loro vivevano tante fiammelle e figli che giocavano e ballavano tutto il giorno. Il più piccolo di tutti era una linguetta di fuoco chiamata Scintilla. «Scintilla, stai ferma!» la richiamava la mamma. «Scintilla, vieni vicino a me! Scintilla, non ti sporgere e non fare dispetti alle tue sorelle!» Ma lei niente, non l'ascoltava e continuava a correre e a saltare. Sognava un giorno di uscire dal caminetto per attraversare la camera in cui si trovava e andare in cerca di meravigliosi tesori da bruciare. Un giorno, come tutti gli altri, approfittando del fatto che la mamma stesse cucinando e non lo guardava, Scintilla sgusciò tra le fiammelle e senza farsi vedere saltò fuori dal caminetto. Il salto fu breve e la piccola atterrò giusto sulla coda del gatto Miao, che scappò terrorizzato. Un attimo dopo, Scintilla si ritrovò sdraiata sul tappeto. «Ah, come era comodo!» pensò. «Molto meglio questo che il ciocco nel camino!» Si accorse subito che in un attimo i peli della stoffa tutti intorno a lei si erano anneriti per il calore. «Bel colpo!» pensò. Ma proprio in quel momento entrò in sala Davide, il bambino che abitava in quella casa. «Papà, corri!» urlò. «Il fuoco esce dal camino!» A quel grido la mamma fiamma si girò e capì subito quello che era successo. Si sporse decisa e con una mossa fulminea afferrò Scintilla e la riportò nel camino. Nel frattempo il papà di Davide entrò in sala e pestò con forza sul tappeto con quei suoi grossi piedi pesanti. Scintilla sentì il cuore batterle a 100 all'ora. «Hai visto?» richiese la mamma fiamma. «Se non ti avessi preso in tempo, a quest'ora saresti là, schiacciata sul tappeto. Ma io volevo solo scoprire un tesoro da bruciare.» «Lo farai», disse mamma fiamma, «te lo prometto, ma per il momento i tuoi tesori dovrai cercarli qui, vicino a me e a papà».